Allora, quello di oggi vuole essere un tutorial per creare dei calzini personalizzati. Sicuramente da Calzedonia, insomma, avrete visto che la moda dei calzini quest'anno è principalmente legato alle perle. Io ho pensato di crearmeli da me, perché sinceramente spendere 6 euro per un calzino nero che ha semplicemente 3 perle mi sembrava un po' esagerato. E quindi, dato che io in passato realizzavo bijou, ho ancora a casa una quantità industriale di perle. Queste sono solamente alcune di quelle che ho, di veramente grandissime dimensioni. E quindi, insomma, talvolta mi piace un po' personalizzare le cose. Quello che vi mostrerò oggi è appunto un modello che viene venduto da Calzedonia. Poi ovviamente potete scegliere voi, insomma, di farli anche in maniera diversa. In realtà ce n'è anche un altro modello che io vorrei fare, se riesco a farlo ve lo metto poi sempre in questo video. Sono veramente facili da realizzare. Ovviamente la partenza è comprare un calzino. Potete comprarli questi qua semplici anche da Calzedonia, mi sembra che costino sui 2-3 euro, ma anche banalmente al mercato. Io, ad esempio, ieri ho comprato un pacco da 3 calzini così semplici neri a 1,50 euro, quindi ho pagato il calzino, il paio di calzini in sé 50 centesimi. Io ho optato per il nero perché alla fine mi rendo conto che tra tutti i colori di calzini che ho, quelli a tinta unita nero sono alla fine quelli che utilizzo di più e quindi, insomma, andrò a personalizzarli. La versione, appunto, l'avete già vista prima nella preview del video e prevede appunto il calzino nero con queste 3 perle di diversa dimensione sul retro. Sono secondo me molto scicchettosi, ecco, molto carini. Quindi vi faccio vedere come realizzarli. Vi occorreranno semplicemente delle perle. Appunto, io avevo queste che ho da tantissimi anni, se no banalmente le trovate veramente al mercato. Vendono i chili di perla così a 1 euro 50 centesimi, o se no potete andare in negozi specializzati di perline e comprare le singole perline che vi interessano. Poi ovviamente vi serviranno un paio di forbici da cucito, un ago e del filo nero, ovviamente poi il calzino. Quindi vi faccio vedere come realizzarli. Alla base del calzino nero io ho messo da parte le tre perline che dovrò andare a utilizzare, quindi sono di 3 dimensioni diverse, una molto grossa, poi una media e una più piccola. Iniziamo con l'andare a applicare quella più grande. Il calzino nuovo ci aiuta in questo senso perché è già perfettamente stirato e quindi viene delineata bene la riga dietro che va poi, insomma, sull'osso. Quindi quello che noi dovremmo andare a fare è andare a cucire una perla qui e poi le altre a seguire. Quindi prepariamo il filo. Io insomma, per renderlo un pochino più robusto, ovviamente sono poi dei calzini che vi consiglio di andare a lavare a mano, quindi di evitare di mettere in lavatrice perché altrimenti rischiate che, essendo fatti a mano, comunque le perle poi vadano per i fatti loro. Vado quindi a mettere il filo nel lago. Io lo uso doppio proprio per renderlo un pochino più robusto, quindi faccio appunto così e vado a fare il nodino. Io non sono particolarmente pratica di cucito, in realtà in passato lo ero un pochino di più perché appunto facevo molto spesso dei gioielli anche fatti a mano cucendo delle perline, ho perso un po' la mano. Ok, abbiamo il filo col l'ago, andiamo quindi a... Partiamo abbastanza dall'alto, quindi il calzino, appunto qua c'è la riga, andiamo abbastanza in alto, sto perdendo le perle, andiamo abbastanza in alto, ecco, quindi infiliamo l'ago, controlliamo che sia ben alla fine, e andiamo ad infilare la perlina, cioè la perlona in questo caso, la andiamo a stabilizzare, quindi che... A tenerla dritta e dopodiché la fissiamo. Ovviamente converrà passare il filo un po' di volte per andarla a fissare.
Io ho passato il filo all'interno circa 3 o 4 volte, la perla insomma mi sembra abbastanza stabile, vedete che andando a piegare il calzino lei risulta esattamente in centro. Quindi andiamo a bloccare il filo di modo che non si... perla è messa, adesso andiamo a mettere le altre due, quindi rifacciamo la stessa cosa di prima, andiamo a mettere del filo nuovo. Anche la seconda perlina è piazzata, adesso andiamo a mettere la terza. I calzini sono fatti, ovviamente poi andate a controllare che mettendoli vicini siano praticamente uguali, perché altrimenti poi rischiate che siano un po' storti tra di loro. Secondo me la perla rende molto di più sul nero rispetto agli altri colori, però insomma potete applicarli su qualsiasi tipo di calzino, ad esempio Calzedonia vende anche quei calzini effetto un po' lamé di vari colori, è carino ad esempio anche applicarli lì. Sicuramente insomma così avrete delle calze personalizzate e originali. Ci vediamo col prossimo video domani, un bacione, ciao!